Una buona serata, seconda edizione del nostro TG6 che apriamo come di consueto con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono infatti 140 in Abruzzo i nuovi casi di Covid-19 accertati con i test delle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 2573 tamponi molecolari. È risultato così positivo il 5,44% dei campioni. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sale a 52,2. In aumento i ricoveri che passano dai 49 di ieri ai 52 di oggi. Il tasso di occupazione dei posti letto è all'1% per le terapie intensive e al 4% per l'area medica. Non si registrano decessi recenti, il bilancio delle vittime è fermo a quota 2516. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 86 anni, gli attualmente positivi sono 1945, 51 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica e uno è in terapia intensiva, mentre gli altri 1893 sono in isolamento domiciliare. I guariti salgono di 76 unità e arrivano a 72.800. Uno. Vediamo l'incidenza provincia per provincia, più 35 in provincia dell'Aquila, più 31 in provincia di Chieti, più 30 in provincia di Pescara, più 41 in provincia di Teramo, più 3 sono persone che risiedono fuori regione, mentre per 118 sono in corso verifiche sulla provenienza. E domenica, giorno di Ferragosto, sarà il primo vero banco di prova per il Green Pass obbligatorio in Italia dal 6 agosto scorso. Il Viminale nei giorni scorsi ha dettato le linee guida per quanto riguarda controlli e sanzioni. Nuove precisazioni sul Green Pass obbligatorio, regole, controlli, sanzioni. Con una circolare il Viminale ha chiarito alcuni aspetti sull'uso della certificazione verde nei luoghi in cui è obbligatorio averla. Il controllo del Green Pass è obbligatorio da parte dei gestori di attività come ristoratori e bar, mentre la verifica del documento d'identità è necessaria se c'è incongruenza con i dati della certificazione. La verifica dell'identità della persona, spiega il Viminale, ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi. I controlli verranno effettuati inquadrando il QR code del Green Pass con l'app Verifica C19. Ci potranno essere delle sanzioni? La risposta è sì, nel caso in cui il Green Pass fosse contraffatto oppure venisse accertata la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima. La circolare sottolinea come la sanzione si applicherebbe solo all'avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente. Le sanzioni vanno dai 400 ai 1000 euro sia per i clienti che per i gestori nel caso ci fosse una responsabilità. Inoltre, chi possiede un locale e viola l'obbligo di controllo per almeno 3 volte in 3 giorni diversi potrebbe andare incontro alla chiusura da 1 a 10 giorni dell'attività imprenditoriale. C'è anche il rischio di certificazioni fasulle. Infatti, secondo gli esperti, su Telegram attualmente sono attivi 2500 gruppi che vendono certificazioni fasulle e il seguito dei gruppi è aumentato del 566% e solo qualche giorno fa la polizia ha sequestrato 32 canali del servizio di messaggistica istantanea. In questo caso si dovrà rispondere dell'accusa di falso. E proprio il Viminale, in vista del weekend di Ferragosto, ha esortato alla massima attenzione sulle verifiche per il Green Pass. Per questo saranno numerosi gli agenti delle forze dell'ordine pronti agli accertamenti in ristoranti, bar o locali nelle zone della Movida e nelle città delle vacanze, anche per evitare una risalita dei contagi che metterebbe a rischio la ripresa delle attività in autunno. Ma dov'è obbligatorio esibire la certificazione verde? In Italia è richiesta per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a strutture sanitarie assistenziali, spostarsi in entrata ed uscita dai territori classificati come zone rosse o arancioni. Serve inoltre per il consumo al tavolo al chiuso, per eventi e competizioni sportive, musei, piscine, palestre, centri benesseri, centri termali, parchi tematici e di divertimento, oltre al sale gioco e scommessa.
Il Green Pass poi dal 6 agosto è obbligatorio anche per partecipare a sagre e fiere, anche se all'aperto. Qui si effettueranno controlli a campione e la sanzione, nel caso di inadempienza, sarà rilasciata solo alla persona trovata priva di certificazione. Capitolo alberghi. I clienti possono accedere ai servizi offerti dalla struttura senza mostrare il certificato, mentre il Green Pass è obbligatorio per usufruire di servizi come piscina, palestra e centro benessere. Per questo gli esperti, anche in vista del Ferragosto, consigliano di scegliere località montane o comunque dove c'è disponibilità di grandi spazi aperti. Anche il mare resta luogo sicuro, ma la prudenza non deve mancare. Dal 1 settembre poi, via all'obbligatorietà del certificato verde anche per scuole, università e trasporti. Cambiamo argomento adesso. Dopo la diffida ricevuta dalla stazione ornitologica abruzzese sul piano antincendio non eseguito, il comune di Pescara ribatte sull'incendio alla Pineta d'Annunziana. Ascoltiamo il sindaco Carlo Masci. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Pescara Carlo Masci dopo la diffida presentata ieri dalla stazione ornitologica abruzzese, che aveva parlato di piano antincendio non rispettato dopo il rogo del 1 agosto scorso nella riserva d'Annunziana. Il primo cittadino ai nostri microfoni contrattacca e dice che sarà una squadra di esperti a dare le risposte su quanto accaduto. Ma io farò rispondere agli esperti. Farò rispondere ai tecnici, farò rispondere a quelli che il piano antincendio l'hanno attuato, farò rispondere anche sul piano di assetto naturalistico che, come tutti sanno, è stato approvato dalla Regione a maggio 2021, quindi è recentissimo. Farò rispondere a chi nel tempo, cioè nei decenni, ha gestito questa situazione al Comune di Pescara, sapendo quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare, con un piano di assetto naturalistico che è stato dettato dalle associazioni ambientaliste, perché poi il piano di assetto naturalistico porta le firme di tecnici, di esperti, l'approvazione in Consiglio Comunale, l'approvazione in Regione. C'è il piano antincendi che ha durata biennale e che, mi dicono i tecnici e i dirigenti del comune, che è stato seguito pedissequamente, ovviamente nei tempi e nei modi previsti dal piano. Poi, sinceramente, l'incendio è partito sotto la collina della Rex, è arrivato in Pineta 2 ore dopo che l'incendio era scoppiato. Credo che in quel momento tutti si sono impegnati, e quindi sentir dire da alcuni, puntare il dito contro i soccorsi, contro gli incendi, contro il piano antincendi, è triste, per me è triste. Io ero lì, sono stato 5 ore, non so dove erano quelli che stanno parlando in questo momento, e attaccano tutti, però io ero lì, chiedo a tutti che in questo momento la priorità è la salvaguardia della Pineta e la ricostruzione della Pineta, e che le polemiche non servono a nulla, non portano a nulla. Ho visto impegnati tutti. Cambiamo argomento adesso, una questione con carattere di estrema urgenza. Con questo assunto si apprende che il commercialista Guglielmo Lancasteri di Pescara, nominato il 26 luglio scorso nuovo amministratore giudiziario della società delle Terme SRL, che si è occupata di gestire per anni l'impianto di cura a Caramanico Terme, ha chiesto al Tribunale dell'Aquila, sezione delle imprese, l'autorizzazione a presentare al Tribunale di Pescara il ricorso per la dichiarazione di fallimento. La procedura fallimentare per la società, che si trova in una situazione ritenuta di gravissima crisi economica, finanziaria e patrimoniale, è necessaria per individuare un nuovo assetto proprietario più efficiente rispetto al passato, alla luce dell'importanza che la struttura termale riveste per il tessuto economico e industriale del territorio abruzzese. L'incarico a Lancasteri consentirà di dare impulso a questa operazione e alla conseguente eventuale gestione provvisoria della società, con la nomina di un curatore fallimentare, una gestione che dovrebbe occuparsi innanzitutto dei dipendenti, in alcuni casi senza stipendi dal 2019, e del rilancio del moderno impianto, che sorge in un luogo
dove dal 1576 si sfruttano per la cura di varie patologie le sorgenti sulfuree e oligominerali, punto di riferimento non solo in Abruzzo ma per l'intero centro Italia. Andiamo a Pescara adesso, anzi ci torniamo, asili comunali subissati di richieste per il prossimo anno scolastico, molti bambini rischiano di restare fuori. L'assessore Sacconi spiega quella che è la situazione, ma alcune mamme mostrano preoccupazione per gli scenari futuri. A pochi giorni dalla ripresa degli asili nido, la cui riapertura è prevista per il 1 settembre prossimo, tornano a farsi sentire i genitori dei 180 bambini in graduatoria dai nidi comunali, rimasti però senza la compartecipazione pubblica ai costi delle rette dei nidi privati, in quanto la convenzione comunale finora finanziata con il progetto denominato il Nido Diritto dei Bambini non è stata rinnovata. Per questo il coordinamento che si è costituito su questo tema, dopo aver avuto un incontro nei giorni scorsi con l'assessore agli asili nido Maria Rita Paoni Saccone, capigruppo di maggioranza e minoranza, torna ora a chiedere al comune gli aggiornamenti e lo fa attraverso una lettera. L'assessore assicura il massimo impegno. L'amministrazione comunale, per quanto riguarda questa problematica degli asili nido, ci sta lavorando, gli uffici stanno cercando di trovare delle risorse. Attualmente abbiamo la possibilità di recuperare l'asilo nido CPI che contiene circa 42 bambini. Tra qualche giorno, la prossima settimana, tra una settimana al massimo 10 giorni, si dovrà mettere in atto la procedura per poter affidare la struttura e nel frattempo gli uffici ci stanno lavorando. E per quanto riguarda invece il resto della possibilità di poter accontentare le altre famiglie, si stanno cercando delle disponibilità, si stanno cercando dei fondi, perché chiaramente la nostra volontà è quella di poter accontentare tutti quanti, di poter soddisfare quelle che sono le esigenze primarie della famiglia. Le mamme dei bambini chiedono però che si faccia presto per non correre il rischio di arrivare fuori tempo massimo. Noi non stiamo chiedendo la quota completa e che il comune ci fornisca tutta la quota mensile per il nido, ma semplicemente la differenza tra il costo di un comunale e il costo di un privato, quindi avere l'accesso a un servizio privato a un costo calmierato. In totale siamo 180 famiglie che stiamo ancora aspettando questi fondi, questo fondo che si chiama diritto ai bambini, diritto dei bambini, quindi non stiamo chiedendo niente di più e niente di meno, solo appunto un diritto dei bambini di poter seguire l'anno scolastico, tra virgolette, perché comunque si tratta di bambini della fascia d'età da 0 a 3 anni. Di nuovo anche quest'anno l'asilo nido, perché a settembre le tempistiche così sono molto molto più lunghe e queste 180 famiglie, compresa la mia o compresa quella di Laura, si troveranno in difficoltà nel dover organizzarsi con i propri figli. La Banca Popolare di Bari è pronta a chiudere alcune filiali sul territorio provinciale di Teramo. Questa scelta non è andata giù ai sindaci, che hanno già chiesto un incontro con il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, oltre a coinvolgere regioni e parlamentari. La Banca Popolare di Bari è pronta a chiudere diverse filiali sul territorio della provincia di Teramo e questo ha scatenato la reazione di sindaci, tra cui quello di Teramo e presidente di ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto, i quali hanno chiesto ai vertici dell'istituto di credito di adottare decisioni che non penalizzino ulteriormente la rete di filiali e agenzie ricadenti sul territorio, così come paventato nel piano di ristrutturazione aziendale. Tutto questo dopo alcuni mesi in cui sembrava essere stata raggiunta un'intesa che ponesse il riparo dal rischio di chiusure sconsiderate, grazie anche ad un apparentemente fruttuoso incontro avvenuto proprio a Teramo tra gli attori del territorio e l'amministratore delegato Bergami. L'ingresso della Tercas e di Caripe nella Banca Popolare di Bari, dicono i sindaci, è stato ed è un'opportunità preziosa per l'intero gruppo bancario, in ragione del radicamento degli stessi nel territorio e alla prova dei dati d'impresa fino ad oggi rilevati. Un innegabile patrimonio aziendale che non può essere sacrificato sull'altare del mero raggiungimento del profitto, ancor più in questo momento di grave crisi economica e sociale. La decisione di chiudere alcune filiali appare una scelta ancor più limitata se si pensa che questa sarà una fase in cui l'area del cratere è destinataria di risorse. In particolare il contratto istituzionale di sviluppo nel suo duplice canale legato al cratere e alla regione necessita di un referente indispensabile
indispensabile per le opere pubbliche e private connesse alla ricostruzione e alla crescita. E la presenza di un istituto di credito diventa fondamentale per il territorio, oltre ad essere prezioso per la crescita imprenditoriale della banca stessa. Ed inoltre, tenendo a mente che Banca Popolare di Bari è di proprietà pubblica e giovando in passato di risorse pubbliche che l'hanno portata al salvataggio, dovrebbe avere l'obbligo morale di riservare attenzione speciale al territorio in cui opera. In tempi brevi ci sarà un incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico con l'intento di coinvolgere tutti i livelli istituzionali, provincia, regione e parlamentari. Andiamo a Chieti adesso, dove il 118 si dota di una nuova e moderna ambulanza per far fronte ai soccorsi sanitari. Questa mattina la consegna da parte dell'ASL. Consegna da parte dell'ASL di Chieti di una nuova ambulanza al 118 di Chieti. Siamo con Adamo Mancinelli, responsabile proprio del servizio 118. Di questi tempi, direttore, è una bella notizia avere un mezzo in più. Sì, l'abbiamo cercato in maniera veramente importante, nel senso da giorni che volevamo questa cosa. Dopo abbiamo avuto alcuni incidenti con le ambulanze, non solo, ma un'ambulanza in particolare è uscita fuori dal sistema di tipo A, nel senso superati 150.000 km non la possiamo più utilizzare, per cui questa è un'ambulanza che la Regione Abruzzo ha dato, una per ogni centrale operativa, dedicata proprio per l'emergenza, con le motivazioni Covid chiaramente, in quanto abbiamo fatto un numero di chilometri esagerato in più, quasi un 20% di chilometri in più ogni ambulanza, per cui questa è stato un regalo che ci siamo anche meritati, però è importante per completare una flotta di ambulanze che sta lavorando e lavora ancora intensamente. Questo è un mezzo definito di tipo A, cioè un'ambulanza che noi definiamo la più elevata, quella che ha i mezzi più importanti, ha direttamente all'interno un Life Pack 12, per la trasmissione elettrocardiografica direttamente in UTIC e in pronto soccorso. Ha l'aspiratore, ha il mezzo per il trasporto anche dei pazienti disabili, ha il sistema per il respiratore automatico, per cui anche per eventuali trasporti da parte della rianimazione riusciamo a coprire tutti i tipi di pazienti, quelli più gravi. Si chiama Le Officine Culturali Cibo per la Mente, l'evento in programma per venerdì ad Atese, che prevede le performance del maestro Alexander Romanowski, dello chef Nico Romito e di Andrea Bocca. Si terrà domani ad Atessa un importante appuntamento, le officine culturali. Di cosa si tratta? Da 10 anni trasformiamo l'antico monastero Santa Maria degli Angeli di Atessa in una fabbrica di cultura in cui trovano spazio tante forme artistiche. Avremo un concerto al tramonto del maestro Alexander Romanowski, location d'eccezione perché si terrà in un palcoscenico di bellezza, un campo di grano sopra il convento. Poi l'inaugurazione di una galleria en plein air di arte contemporanea. Abbiamo una collaborazione con Palazzo Monti di Brescia e l'associazione culturale Arte Arte di Como. Poi Dulcis in Fundo, la degustazione della bomba di Nico Romito, chef abruzzese 3 stelle Michelin, che ci delizierà con la sua chicca di alta pasticceria. E poi alle 20:30 una performance con la creazione di un'opera d'arte dal vivo fatta dall'artista Andrea Bocca, curata da Edoardo Monti, fondatore di Palazzo Monti di Brescia. Noi siamo un gruppo di giovani di Atessa e 10 anni fa ci incontravamo nel monastero di Santa Maria degli Angeli di Atessa con un missionario Dentes, che era un poeta mistico, e ci diceva che dovevamo sognare in grande, dovevamo seminare bellezza. Ecco, la nostra associazione è nata per seminare bellezza, ma anche per costruire una coscienza culturale nel nostro territorio che ha una vocazione prettamente industriale, e poi per avvicinare le persone a qualcosa di altro, che sia appunto la bellezza. Diciamo che è una manifestazione culturale a 360 gradi, a tutto tondo, e noi siamo
veramente felici di ospitarla nella città di Atessa e nel bellissimo convento di Santa Maria degli Angeli, questo diciamo luogo di cultura per eccellenza, insomma, del nostro territorio. E l'associazione Conventiamo da 10 anni che propone le officine culturali, e sempre diciamo a livelli più alti e sempre poi con partner molto più importanti, e noi siamo fieri di sostenerli all'interno dei nostri eventi culturali estivi. Al tardo pomeriggio del 21 agosto, alla mattina del 22, la città di Teramo diventerà il palcoscenico naturale per l'esibizione di tanti artisti nel Festival Internazionale della Pittura Estemporanea. L'evento è stato presentato questa mattina. Extemporanea è il più grande festival notturno italiano. Si svolgerà nella notte tra il 21 e il 22 agosto nelle strade di Teramo, nel centro storico di Teramo, e per una notte Teramo si trasformerà, diventerà un palcoscenico a cielo aperto in cui gli artisti interpreteranno se stessi, diventeranno attori di uno spettacolo straordinario. Quest'anno abbiamo avuto già delle registrazioni da parte di artisti che vengono da Barcellona, che vengono da Ginevra, che vengono dalla Germania. Questo vuol dire che nel panorama dei festival artistici italiani Teramo sta diventando un punto di riferimento. Questo era l'obiettivo e lo stiamo raggiungendo. Siamo ancora lungo la strada, non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare a lavorare con l'entusiasmo che ci contraddistingue, con la forza e il supporto dell'amministrazione comunale, senza la quale non si farebbe niente, e andiamo avanti in questo modo. Teramo aspetta gli artisti. La novità di quest'anno di Extemporanea è la sezione junior. I ragazzi under 16 sono invitati a partecipare sabato 21 agosto, l'iscrizione sarà possibile dalle ore 17 alle 18 e potranno creare liberamente fino alle ore 21. Ci sarà la proclamazione dei vincitori la sera stessa e verrà consegnato un attestato a tutti i partecipanti. I primi 4 classificati saranno premiati la mattina successiva, domenica 22 agosto, all'incirca verso le ore 12. Con 4 targhe. Tutte le opere verranno poi inserite nel catalogo d'arte Exte 2021 e le prime quattro tele classificate verranno esposte nella mostra collettiva che sarà allestita successivamente. E adesso apriamo la pagina dello sport, del calcio di Serie C, con una news, perché Pescara Olbia, primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Lega Pro, come era nelle previsioni, non si giocherà sabato 21 agosto, ma viene anticipata di 2 giorni, giovedì 19 agosto alle 20:45 allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, ovviamente. E lo stesso Pescara che sta formalizzando il tesseramento del portiere Raffaele Di Gennaro, svincolato dallo scorso 30 giugno. Ma il Delfino continua a trattare per la porta anche Mirko Pigliacelli, anche se l'accordo col Craiova non è semplice. La squadra torna in campo sabato pomeriggio alle 17:30 a Castel di Sangro per l'amichevole di lusso con il Napoli. La trattativa per Mirko Pigliacelli non è semplice e allora il Pescara si cautela. Raffaele Di Gennaro è un nuovo portiere del Delfino. Arriva da svincolato dopo che il contratto che lo legava al Catanzaro è scaduto lo scorso 30 giugno. Ieri l'estremo difensore originario di Saronno, 28 anni il prossimo 3 ottobre, ha salutato con un post compagni e tifosi della sua ex squadra prima di partire per Pescara, dove firma un contratto annuale con possibilità di rinnovo rispetto al numero delle presenze. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, era considerato un portiere di grande prospettiva ed ha avuto finora una carriera inferiore rispetto alle attese, anche per via di qualche infortunio di troppo, uno dei quali lo subì in un Teramo Catanzaro del gennaio 2020, scontro fortuito e violento con bombaggi e diverse settimane fuori prima della sospensione del campionato per la pandemia. È comunque un portiere di livello che ha nel suo trascorso 80 Serie B, 119 presenze tra Cittadella, Spezia, Ternana e Latina, e la Serie C col Catanzaro, 42 presenze. Proprio in Calabria è stato allenato dall'attuale tecnico biancazzurro Gaetano Auteri, con una parentesi anche con l'ex allenatore del Pescara Gianluca Grassadogna, che per 3 mesi sostituì lo stesso Auteri a Catanzaro. L'arrivo di Di Gennaro però non chiude affatto la strada al ritorno di Mirko Pigliacelli, la cui trattativa, per quanto difficile, resta ancora in piedi. Il Pescara fino agli ultimi giorni di mercato cercherà di riportare in Italia il portiere, ora in forza all'Università Tea Craiova in Romania. L'intesa con il giocatore c'è, si lavora ora a quella tra i club.
Il Pescara ha già recapitato una prima offerta al club romeno per una acquisizione in prestito con obbligo di riscatto. Questo conferma comunque l'idea della società biancazzurra di acquisire due portieri. Se dovesse sfumare Pigliacelli, arriverà un dodicesimo per Di Gennaro. Sul fronte del calcio giocato, per il Pescara in arrivo una amichevole di lusso. Annullato il test di Pineto, dopodomani, sabato alle 17.30, il Delfino se la vedrà col Napoli di Luciano Spalletti al Patini di Castel di Sangro, in occasione della giornata che chiuderà il ritiro abruzzese della squadra partenopea. Dopo la sgambata con lo Spoltore, sarà un'opportunità importante per verificare i progressi fatti in questi giorni di lavoro con Nauteri, e sarà anche l'opportunità per vedere all'opera tanti nuovi, da Ferrari a Dursi, che arrivano proprio dal Napoli, da Rasi a Cancellotti, da Marilungo a Frascatore. Curiosità per vedere se ci sarà spazio anche per Galano, che ha saltato il test con la Primavera e quello con lo Spoltore, in attesa di capire se il calciatore resterà in riva all'Adriatico o andrà via. L'amichevole col Napoli è stata preceduta ieri da un incontro in questura all'Aquila per predisporre un servizio di sicurezza che garantisca l'ordine pubblico, anche alla luce di alcune ruggini in passato tra le due tifoserie. Sempre in Serie C andiamo in casa a Teramo, fumata bianca tra Teramo e Catanzaro per la cessione di Pietro Cianci alla squadra giallorossa. Dopo Santoro andato a Perugia e Diakité accasatosi alla Ternana, anche il centravanti fa le valigie e torna e va in Calabria tramite Sassuolo. Trattativa complessa che ha richiesto parecchi incontri tra i due presidenti, Noto da una parte e Iachini dall'altra. L'accordo è sulla base di un compenso a favore del Teramo di 220.000 euro che il Catanzaro verserà nelle casse del diavolo, che dovrà però girarne la metà al Sassuolo, che aveva pattuito una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Peraltro nel tardo pomeriggio di oggi, vedete le immagini, Cianci ha salutato Federico Guidi e i compagni di squadra per raggiungere la Calabria, dove ritroverà due compagni di squadra in biancorosso come Bombaggi e Tentardini, che invece, a differenza dell'ex Bari, hanno visto scaduto il loro contratto col Teramo lo scorso 30 giugno e non sono stati ceduti, ma si sono semplicemente accordati da svincolati con i giallorossi, che puntano ad un campionato di vertice. Ora parte la caccia al sostituto di Pietro Cianci, con Gatto che piace, sì, ma che finora non ha ricevuto alcun tipo di offerta da parte del club abruzzese. E domani la squadra alle 17.30 affronterà un amichevole al Bonolis contro il Castelnuovo. Per i tifosi c'è la possibilità dell'acquisto del biglietto solo in prevendita al prezzo di 10 euro. Sarà l'occasione per vedere all'opera alcuni nuovi, come il portiere Andrea Tozzo, arrivato da poche ore dalla Ternana in prestito con obbligo di riscatto nell'ambito dell'operazione Diakité. La mia trattativa è nata all'incirca un paio di settimane fa, quando il mio procuratore mi chiamò e mi disse appunto: guarda, c'è il Teramo che ti vuole. E io lì per lì gli ho detto: guarda, andiamo domani. E poi niente, beh, si sa come le trattative vanno un po' per le lunghe, però alla fine siamo riusciti a trovare l'intesa e niente, ed eccoci qua. Sì, a Mantova è stata tutto sommato un'ottima stagione, giocando gran parte del campionato. Poi l'infortunio mi costrinse a star fuori un po' di tempo e poi appunto rientrai verso fine della stagione. Ma allora, il tipo di portiere che sono è difficile da dirlo, perché comunque ogni anno c'è da migliorarsi nonostante gli anni avanzino, comunque c'è sempre da imparare. I modelli in cui mi ispiro non ce n'è uno in particolare, perché comunque tutti i portieri hanno caratteristiche diverse. Si cerca sempre comunque di imparare guardando, rubando con gli occhi un po' da tutti i portieri. Ma secondo me la Serie C, in ogni girone che vai, è difficile, non c'è quello più semplice, perché comunque ci sono squadre molto attrezzate e ogni partita è difficile, che alla fine anche la classifica non conta tanto, perché poi ogni partita è a sé, bisogna sempre metterci cuore e anima in ogni minuto di ogni partita. Cioè adesso abbiamo l'impegno di Coppa Italia, che ci servirà anche per fare un po' di rodaggio e mettere minuti nelle gambe, e poi dal 29 inizia il nostro campionato e speriamo di poterci togliere grandi soddisfazioni.
In Serie D il Nereto ha ufficializzato i primi due rinforzi per la squadra che affronterà il prossimo campionato. Tesserati, l'esperto difensore Teramano, classe 85, Davide Salvatori, e il centravanti nativo di Avellino, classe 86, Saverio Pedalino. Ascoltiamo le prime parole di Salvatori, che lo scorso anno è stato a Pineto e nel precedente biennio ha militato nel Notaresco. Ma innanzitutto sono felicissimo di essere qui. Una società nuova creata da pochissimo, ma io, essendo di qui vicino, vivendo da pochi chilometri da qui, conosco il paese di Nereto e conosco che so che c'è una grande tradizione calcistica, una grande voglia di fare calcio, e la squadra è molto seguita, e quindi sono felice di essere qui e speriamo di far bene. Sì, è un campionato difficile dove ogni anno, specialmente nel girone F, vengono allestite grandi squadre, quindi sicuramente sarà un campionato difficile, magari soprattutto per noi che siamo magari, ecco, una società creata così da poco, e comunque il nostro obiettivo sarà quello di salvarci il prima possibile, e speriamo di farlo, ecco, più presto. Le tue prime parole ai tifosi in Nereto? Speriamo, ecco, di far divertire tutti, di esprimere un buon calcio e magari di toglierci qualche bella soddisfazione, ecco. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento con il ciclismo con Velo, puntata numero 24. Vi ricordo inoltre che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.